Professore Greco, siamo qui in una delle serre per conoscere una nuova attrezzatura di questa azienda agraria. Allora, noi ci troviamo all'interno di una serra climatizzata di nuova generazione che ci consente praticamente di ottenere delle piante fuori suolo attraverso il sistema idroponico, che è un sistema molto semplice, attraverso delle soluzioni disciolte in acqua, le quali vengono poi praticamente concentrate e tramite praticamente il sistema di conduzione vengono mandata all'interno di queste canaline. All'interno di queste canaline noi coltiviamo le piantine vere e proprie, cioè prima c'è una semina, c'è una crescita e di conseguenza a temperatura controllata abbiamo la possibilità nell'arco di 2 o 3 mesi di ottenere delle piante di nuova generazione uguali a quelle fuori suolo. Non c'è nulla di diverso da un punto di vista anche della cultura della pianta. Si possono coltivare tutte le piante, tutti gli ortaggi in qualunque periodo dell'anno, perché noi lavoriamo a temperature controllate sia d'estate che d'inverno, quindi sia la temperatura sia l'umidità viene controllata attraverso un sistema naturalmente computerizzato, il quale praticamente ci consente di controllare anche tramite una semplice app che noi abbiamo sul cellulare, temperatura, umidità, conducibilità elettrica dell'acqua, tutto ciò che riguarda praticamente anche la vitalità della pianta, se la pianta sta soffrendo oppure se la pianta ha bisogno di elementi nutritivi essenziali, tipo l'azoto, il fosforo, il potassio o microelementi. Quindi a tutti gli effetti qui c'è un controllo 24 ore su 24 su nuove piante. È un sistema abbastanza conosciuto che noi per la prima volta portiamo da queste parti, siamo i primi ad averlo da queste parti, una serra idroponica, che ci consente praticamente di avere un di più insieme a quello che noi facciamo in azienda nelle serre climatizzate che abbiamo qui a fianco. Tutto qui. L'app che vedete si chiama App Nido ed è un'app che praticamente è in grado di controllare da un semplice smartphone il sistema idroponico che c'è praticamente all'interno della serra climatizzata. Questo anche a distanza di chilometri, perché il sistema funziona attraverso tramite il wifi, tramite la rete internet. Quindi praticamente, se voi vedete in basso, c'è praticamente un modem che è in grado, che viaggia alla velocità 4G, anche se in alcune strutture viaggia anche a una velocità di 5G, che è in grado praticamente di captare il segnale di uno smartphone anche a 30 km di distanza e quindi praticamente programmare da sola tutto il sistema che praticamente ci consente di ottenere le nuove piantine.